Eravamo felicissimi perché è un traguardo importante, siamo entrati nella storia, non credo che ci fermiamo qua perché abbiamo tanto ancora da dire, tanto ancora da raccogliere, quindi siamo contenti, dobbiamo comunque festeggiare, ma un giorno perché subito dobbiamo pensare al Torino perché comunque abbiamo un campionato da vincere. Tu sei uno di quelli che le cose le dice sempre e soprattutto hai un'esperienza straordinaria in questo campionato. Allora, voi state dimostrando a tutto il mondo che siete capaci di produrre un calcio eccezionale, ma soprattutto poi che porta dei risultati, quindi non siete soltanto belli, ma siete anche molto bravi. Dentro di voi, la consapevolezza vera delle vostre capacità, quando è arrivata? Quando è che avete fatto questo famoso switch dal dire però, invece caspita, ci siamo? Guarda, io penso che vincere aiuta sempre a vincere, quindi si prende più fiducia, sei più consapevole della tua qualità e stiamo dimostrando in partita di essere sempre più forte. La cosa che posso dire è che non possiamo mollare adesso, dobbiamo ancora tanto da fare, siamo soltanto a marzo, abbiamo il campionato, dobbiamo ambire comunque di passare il turno anche in Champions League e credo che se il gruppo fa quello che sta facendo, che ascoltare il mister, che migliorare ogni allenamento, ogni partito, di fare sempre meglio, penso che possiamo ambire sempre al primo posto sia il campionato, sia il Champions League e tutto quanto. Una qualificazione insomma guadagnata in quasi scioltezza, un Napoli nettamente più forte degli avversari. A questo punto, se dovessi scegliere un avversario venerdì, chi vorresti pescare da lui? Quello che viene, viene, perché anche loro devono essere preoccupati con Napoli, perché il girone che abbiamo fatto, questa andata e ritorno in ottavi di finale, quindi anche loro devono pensare a non beccare il Napoli, quindi non scelgo nessuno, prendi, prendi. Se ne dovessi evitare una? Nessuno, loro che devono evitare Napoli, no, non devo temere nessuno, anche perché c'è cioè, Manchester City, Benfica, Inter, Milan, Bayern Monaco, ci sono squadre comunque forti, Real Madrid, che è quello che ha vinto sempre la Champions League, quindi chi prendi, prendi, dobbiamo essere pronti nella partita e fare il meglio. Mi chiedo quando ti commentavi le bruttissime scene che sono successe purtroppo il giro del mondo, mettono sotto assedio il centro cittadino di una città, ancora in questo momento, come cioè, si sia un assedio anche sul mondo che sta vivendo la città, tu questi tifosi il vostro pensiero è brutto perché il calcio è uno sport di passione. La vostra prestazione vi hanno resi più arrabbiati? No, anche perché eravamo dentro l'albergo, eravamo concentrati sul nostro lavoro che era giocare a calcio. A noi il risultato ci dispiace perché grande succedere delle cose brutte così non va bene. Quale siete oggi nella bene storia, pure merite, oggi bene pure merite. Io sì, penso che Napoli ha fatto un traguardo bellissimo, possiamo sempre ambire qualcosa in più e arrivare sempre più lontano. Siete nella storia, avete fatto un cammino straordinario guardando sia il match di andata che il match di ritorno col Francoforte, la parola che mi viene in mente è dominio. Vi aspettavate un cammino del genere sia in campionato che in Champions? All'inizio no, ma piano piano abbiamo capito di cosa si trattava la nostra squadra, dei calciatori che siamo, anche quelli nuovi arrivati hanno dimostrato una qualità impressionante, quindi ha detto bene che abbiamo dominato, adesso è lavorare, preparare subito la partita contro il Torino, che abbiamo anche un campionato da poter vincere. So che ci credete alla Champions, quale squadra ti aspetti per il prossimo match ai quarti? Guarda, non ho detto prima, non si sceglie una squadra in Champions League, perché comunque sono tutte le squadre forti, dobbiamo essere pronti, ci becchiamo di essere pronti per la nostra partita. Un messaggio ai tifosi, visto questo grande cammino, e anche insomma, una risposta per quello che è successo in città, no? Questi scontri fra i tedeschi e i napoletani. Guarda, noi eravamo concentrati soltanto al campo, anche perché il nostro dovere è giocare a calcio, poi ci dispiace l'accaduto in città, spero che non possa succedere più certe cose perché è brutto per lo spettacolo, brutto per la città e brutto per tutto il mondo. Scusami, se soliti dire l'appetito viene mangiando, ma quando siete affamati? Tanti affamati. Grazie.